Ragazzi, ciao ragazze. Allora, primo video con una nuova new entry in casa mia. Finalmente ho comprato una videocamera, non voglio dire come si deve, una piccola videocamera di quelle molto slim, molto sottili, comode da trasportare, perché io quando visito e viaggio mi piace molto di più avere un video di ricordo che delle foto di ricordo. Tra me e mio fidanzato ci dividiamo bene i ruoli, a me piace filmare, a lui piace più fotografare, quindi dalla prossima vacanza io starò là a filmare tutto, mi piace un sacco. Perché mi ricordo che mi lascia molto più vivido di una fotografia, cioè la fotografia mi deve far ricordare e poi rimmaginare tutto nel mio cervello, è molto complicato, non è vero. Il cervello umano lavora in un modo straordinario, però io preferisco guardarmi un video. Anche di, non voglio dire di un'ora, ma un video pure lungo che 700 fotografie. Sono fatta così. Comunque, video prodotti. Allora, prima di tutto ho finito della Bottega Verde un gel per borse e occhiaie con estratti di soia, riso, proteine di lievito. Questo. Metti a fuoco? Non metti a fuoco. Why? Ah, forse perché, vabbè. Comunque fidatevi, dovrei cambiare il focus, ma vabbè, non importa. Primo e unico prodotto che ho finito. Allora, comunque, o come ogni volta, giù nell'info box troverete la lista di tutti i prodotti che vi mostro stasera e del prodotto finito, se scorrete i video trovate la recensione. Poi ho comprato sempre della Bottega Verde. Della linea antirughe, la linea viso, la rosa moschita, un antirughe, uno stick speciale per il contorno occhi e labbra con olio di rosa moschita, vitamina E, A ed E. Confezione questa è molto carina perché è rosa. Dai, apriti, non fare la vergognosa. La confezioncina è questa, molto carina, rosa trasparente. E questo è il prodotto. Ho preferito anche un contorno labbra perché sento a volte, già l'ho usato una sola volta e mi sono trovata bene, non questo, di un'altra ditta, e mi sono trovata bene anche ad avere un antirughe per le labbra, anche se qualsiasi tipo di antirughe per il contorno occhi va bene anche per il contorno labbra perché sono due zone molto stimolate, gli occhi si parla, si aggrinchiano, quindi si creano tutte le rughette. Le labbra uguale, parla, 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 stringe le labbra, io fumo, quindi peggio ancora. E comunque aiuta a distendere e a rilassare questa zona anche. Poi sono passata alla Kiko e ci sono i mascara in offerta a 3,90 euro. Quindi se volete approfittatene anche sul sito. Ho visto che sono disponibili e ho comprato il mascara Top Coat volumizzante. Io avevo già, sto utilizzando quello allungante e mi trovo bene, solo che mi sta per finire. Io adoro la formulazione, cioè l'idea di un mascara top coat che posso applicare anche dopo ore dalla stesura del mascara normale, perché non mi fido a riapplicare un mascara sopra, di nuovo sulle ciglia con il mascara, perché ho paura che mi si spezzino. Invece la formulazione che è dentro a questi mascara Top Coat è fatta apposta per poter essere applicato al di sopra anche di un mascara secco ormai, quindi l'ho preso questo qua, aspetto che mi finisce l'altro e lo inizio a usare. Ho provato una nuova tipologia così per variare. Poi cercavo una soluzione per le mie unghie che sono molto fragili e specialmente quando poi cerco di farmele crescere come in questo periodo mi si spezzano facilmente. Se mi si spezzano qua a Salerno non ho problemi, torno a casa, le riparo, tra virgolette, le accorcio un attimo e va bene così. Invece poi mi capita spesso e volentieri che mi si rompono anche quando sono in vacanza. Là non è che mi porto tutto ciò che mi serve e quindi rischio di tornare a casa con zero unghie di una certa lunghezza e quindi ricominciare a fare ricrescere da zero. Mi è capitato sia a Parigi, Londra, Venezia l'anno scorso. Allora a questo punto devo trovare una soluzione. E gironzolando sono passata da Essence e ho comprato queste lunette di plastica bianche. Questa è la versione
lunga, per uno stile lungo, diciamo. Scritto anche qua sotto. E sono della Studio Nails, sono nuove, le ho pagate 3,49 €. Ci sono 18 affarini di plastica da incollare con l'apposita colla che ho acquistato a 2,49 € sull'unghia, sulla parte alta dell'unghia. Si può anche, tra virgolette, falsare, quindi metterla non proprio alla linea del French naturale, un po' più su, un po' più giù, dipende poi dai gusti. Quindi le proverò prima di partire, ovviamente ora, il prima possibile, e per vedere un po' se mi trovo bene. Se mi trovo bene vi comprerò la confezioncina, perché ce ne sono 18 e quindi non posso fare due applicazioni, ovviamente. Comunque se mi trovo bene le ricomprerò, altrimenti amen, troveremo qualche altra cosa. Non ho comprato tutta la serie, cioè i vari smalti per creare la French, perché non mi interessa. Io cerco solo una soluzione per vedere un po' come risolvere la situazione. Ok, basta ciance, parliamo di cose un pochino più interessanti, cioè delle recensioni, almeno a chi interessano. Prima cosa che voglio recensirvi è un gel doccia morbido gel detergente per corpo e capelli. Per le pelli più delicate e sensibili, miele, propoli, Hamames Ratania della linea dolcezza delle LAN. Io avevo due campioncini, li ho utilizzati sia sul corpo che sui capelli. Sul corpo mi sono piaciuti, ma non più di tanto, perché mi ha lasciato un po' la pelle secca, non la sentivo bella nutrita. Invece sui capelli ho visto che me li ha puliti abbastanza bene. Non è molto aggressivo, quindi non ho fatto molta schiuma, però mi sentivo il cuoio capelluto molto molto pulito, mi è piaciuta la sensazione che mi ha lasciato. Poi credo che sia una soluzione ideale per chi va in palestra, oppure per chi viaggia, perché la confezione normale dovrebbe essere da 75 ml, quindi neanche un confezioncione, io mi porto 2 litri di roba dietro, no, è piccino. E con un solo prodotto vi potete lavare sia il corpo che i capelli. Poi l'odore è adorabile, mi è piaciuto un sacco. Poi lo smalto della Kioti Spari, il Coral Neutral. Allora, è uno smalto da 9 ml e 0,5, è un color pesto corallo, tendente a rosa e non al giallo, all'arancione. Allora, vi faccio vedere l'applicatorino, che è un classico applicatorino, quindi tondeggiante, non molto lungo, non molto corto, forse un pochino piccino, vediamo un po' se... No, dovrei cambiare il focus. Ferme, non vi muovete, cerco di... Ok. Ora lo vedete, spero. Ok. Allora, come... Il colore è molto carino, molto elegante sulla mano. Mi piace l'effetto che lascia. Però lo smalto in sé è molto liquido, quindi per avere una coprenza... A parte che sfugge al controllo, ma per avere una coprenza ho dovuto fare anche 4 passate, ma per il fatto che è così liquido, le 4 passate sull'unghia non si sentono, cioè non avete il pastone alto 40 cm. Cosa positivissima, si asciuga nel giro di qualche secondo, veramente, non scherzo, non arriva al minuto l'asciugatura, e quindi è una cosa positiva se dovete fare... Perché questo smalto ha bisogno di tante passate. Ora vi faccio vedere il colore sopra il pezzo di scotch. Vi faccio vedere com'è trasparente. Ricambiamo il focus. Oh là 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 là. Ecco qua. Dove sei? Guardate che è proprio trasparentissimo. Molto trasparente. Troppo trasparente.
ricambiamo il focus se esco fuori fuori focus. Come vi ho detto, però si asciuga rapidamente, quindi fare quattro passate o le tre passate più tanto non rompe le scatoline. Però ha una durata pessima, 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 pessima. Il terzo giorno già le tenevo tutte sbeccate, oggi è il sesto giorno che le tengo, ora vi faccio vedere in che condizione sono le mie unghie. Allora, ho perso tutto lo smalto, a parte mi si sono anche rotte delle unghie. Ho veramente le unghie disastrate, me le ha lasciate disastrate. Ok, l'hai tolto? Sì. Ok, quindi non mi è piaciuto per questo, una durata è troppo, troppo, troppo breve. Ok, passiamo oltre, che siamo già a 10 minuti. No, sta cosa di vedere l'orario è positiva. Allora, matita della Essence, della linea Metallic, la numero 06 Green Day. Allora, questa è... non ve l'ho fatta vedere. Questa è la matita, molto carina, anche lineare nel packaging. Il packaging mi piace. Allora, è una matita verde metallizzato chiaro. È carina perché prende bene la luce e illumina lo sguardo. Io la utilizzo molto sotto, all'interno anche perché, essendo chiara, aiuta ad allargare lo sguardo, ma con colore. Questa cosa mi diverte molto e quindi la porto molto sotto. Dura per il mio tipo di occhio abbastanza, dopo 2 ore però non ce n'è più, ma perché io ho un occhio molto molto caldo e fa sciogliere qualsiasi tipo di matita, anche le resistenti all'acqua, non mi fa niente. Anche se per avere un risultato molto duraturo probabilmente dovrei mettermi soltanto, non so, un eyeliner super nero, tipo come faceva Federica che si metteva il Black Track, Federica Blue Beam che non ha più il canale di trucco, comunque si metteva il Black Track all'interno della rima. Probabilmente soltanto quello mi farà rimanere nella rima una matita per 10 ore, altrimenti no. Comunque è una buona durata, si sfuma, come base colorata è sfiziosissima perché anche sotto gli ombretti lascia questa perlescenza, questo color metallico molto carino. Mi è piaciuto abbastanza, sì, confermo, mi è piaciuto abbastanza. Poi un'altra matita verde della Eofita Skin Color P23 verde soft, la matita è questa. Faccio la puntolina di colore, è un verde militare matte, molto carino. Questo è il colore. Allora, una matita molto resistente, sfumabile, lavorabile. La porto sia sotto che sopra come linea di eyeliner, non mi si è mai stampata alla palpebra. Dura parecchio anche all'interno della rima, ma non più di tanto. Io dopo un'ora la dovrei riapplicare, ma mi scoccia, quindi amen, rimane soltanto all'esterno. Mi trovo abbastanza bene. La cosa positiva è che non si stampa sulla palpebra, e è la cosa che mi piace di più, perché mi capita spesso e volentieri di mattina faccio sotto, metto questa, e sopra metto questa e non trovo le stampate. Poi ancora una cosa verde è della Essence, il gel eyeliner, il numero 4, I Love New York. Questi, fra l'hanno parlato tutti quanti, ma ve ne parlo anche io. Allora, è un colore verde scuro, molto carino, perché ha delle perlescenze lillacee direi, che lasciano sulla palpebra una linea sì scura, ma non profondamente scura, cioè lasciano un po' di luce. Mi piace come effetto, si asciuga molto rapidamente, quindi non rischiate di sbavarla al lato. Io lo applico con il pennellino tagliato in diagonale della Essence, mi piace abbastanza. È un colore molto carino, molto resistente. Come base colorata mi piace, ma non da sola. Se la metto da sola mi entra nelle pieghette, quindi l'ho provata a utilizzare sia con il correttore al di sotto oppure con la base della Clio for Pupa, e mi è piaciuto. Non è entrata nelle pieghette, da sola mi entra un po' nelle pieghette, quindi
se voglio fare uno smoky verde non lo farei mai con questo da sola, ma stratificherei il prodotto, quindi prima la base, poi questo e poi l'ombretto. Anche se quando faccio lo smoky è raro che usi basi colorate, no? Non mi piace, preferisco solo gli ombretti, quella sensazione, non lo so, volatile dell'ombretto mi aggrada. Comunque, è un prodotto molto carino, mi è piaciuto, poi per il costo dell'essence è molto valido. Ok, il video si finisce qua, io vi saluto, grazie per averlo guardato fino in fondo, vi mando un grosso bacio, ci sentiamo nel prossimo video, spero la prossima volta di guardare nell'obiettivo e non di guardarmi nell'anteprima, lo spero, perché quando mi capita di vedere dei video in cui le persone guardano nello schermino e non nell'obiettivo, me ne accorgo, mi dà fastidio, è come se non mi guardassero negli occhi, vabbè, cose mie. Comunque vi do un bacione, un abbraccio, un ciao e ci vediamo nel prossimo video. In gamba, ciao ciao!